Vinci il male con il bene. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici, buon inizio settimana. Accogliamo la parola di Dio dal Vangelo secondo Matteo capitolo 5, 38-42. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Amen. Carissimi, oggi continuiamo il capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo. Stiamo vedendo quindi il discorso della montagna. Un discorso fondamentale, dove Gesù, abbiamo visto, è salito sul monte e non tanto come il nuovo Mosè, ma come Dio stesso dona la voce, dona la parola, dona la nuova legge per tutti coloro che lo stanno seguendo. Ho detto la settimana scorsa che per comprendere, realizzare e obbedire alle parole nuove che Gesù dice, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Altrimenti, se siamo, possiamo dire, a freddo della fede, della preghiera e dell'invocazione dello Spirito Santo, tutto ciò che ascoltiamo oggi, domani, in questi giorni, sarà davvero non solo difficile, ma impossibile da realizzare. Perché Gesù, vedremo, ci porta ad una dimensione soprannaturale, non è quella naturale. Abbiamo sentito che in questa nuova antitesi Gesù dice: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente. E sta parlando semplicemente di una naturale inclinazione che abbiamo noi uomini verso la vendetta. Una naturale inclinazione: quando subiamo un torto, dobbiamo rinfacciare questo torto, farci giustizia. Ma questo è un livello naturale, umano. Gesù dice: io vi dico di non opporvi al malvagio, ma se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. Ecco che già, come poco fa vi dicevo, iniziamo a scricchiolare interiormente. Iniziamo già a pensare il male che abbiamo ricevuto, il male che ci hanno fatto, il male che ci stanno facendo alcune persone. E diciamo: io porgere la guancia a quello lì, ma neanche se scende Dio sulla terra, porgerò la guancia, mi arrenderò, perché per noi è una resa compiere questi gesti. Ecco perché vi dicevo, abbiamo bisogno dello Spirito Santo, abbiamo bisogno di elevarci dalla terra per mettere in pratica la parola di Gesù. Perché lui ci sta dicendo: quando ti fanno, ti faranno del male, è un male forte e tu ti vorrai vendicare. Consegna a me questo tuo peso, consegna a me questo male che ti stanno facendo e ci penso io a fare giustizia nella tua vita. Addirittura alla fine Gesù dice: da a chi ti chiede. Quanto è importante questo atteggiamento che Gesù ha avuto. Lui si è donato. Lui non si è messo contro i propri aggressori, ha pregato per loro. Ma vorrei prendere le parole dell'Apostolo Paolo, Paolo di Tarso, soprattutto nella lettera ai Romani, quando sta affrontando il tema del bene e del male, del malvagio, che pone sempre dei problemi al giusto, a chi crede in Dio. E nella lettera ai Romani, al capitolo 12, versetto 21, San Paolo dice: non lasciarti vincere dal male,
ma vinci il male con il bene. Questa espressione della parola di Dio mi accompagna da sempre. Tutte le volte che sono di fronte a delle situazioni difficili e trovo nemici attorno a me, di tanti tipi, spirituali, carnali, San Paolo viene incontro a me e mi dice: Luca, vinci il male con il bene. Non rispondere all'odio con odio. Non rispondere alla violenza con violenza. Ma questo non è un principio umanitario, un principio gandhiano di pace, di una pace dell'universo, di un'armonia che non sai neanche dove va a finire, dove trovi. È il principio dell'amore di Dio. Dio è armonia, Dio è amore, Dio è agape. E ciò che Lui fa con noi è così. Quando noi facciamo il male, Lui vince nella nostra vita mandando amore, mandando compassione, mandando misericordia. Abbiamo visto il Vangelo di ieri, della domenica. Gesù vide i problemi degli uomini, delle folle, ebbe compassione. Ecco che noi potremmo dire: hai un male nella tua vita, hai situazioni dove c'è il malvagio contro di te, vinci questa situazione benedicendo. Vinci questa situazione con il bene, con la preghiera. Certo che costa, che ci vuole coraggio. Coraggio nel credere che la parola di Dio è vera. Alcune parole ci piacciono. Sarai benedetto, vivrai felice tutti i giorni della tua vita, non avrai a temere alcun male. Altre parole ci piacciono di meno. Vinci il male con il bene. Fratelli e sorelle, invochiamo lo Spirito Santo, lo ripeto. Senza di Lui non è attuabile Matteo 5, il discorso della montagna. E vedrete che avremo dei frutti meravigliosi. Dio cambierà il mio cuore, il tuo cuore, e ti farà amare in un modo incondizionato. Amare non è sinonimo di essere debole, fragile, perdente, ma è segno di superiorità. Perché noi siamo e saremo come Dio, che ama e che ha un modo differente dal nostro di risolvere i problemi. Vieni, Spirito Santo, oggi, entra nella nostra vita, porta la tua pace. Donami oggi il coraggio di obbedire alle parole del Vangelo, alle parole di Gesù. Spirito Santo, io ti invoco, entra nella mia vita. Donami di sperimentare che in te e con te sono benedetto. Aiutami a vivere sempre portando il bene agli altri, a chiunque, e a non guardare in faccia al malvagio, ma guardare invece dritto verso Dio, dal quale mi viene la forza di amare e di benedire. A te sia sempre, o Gesù, l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. E allora, come slogan, prendiamo proprio quello della lettera ai Romani 12:21 che vi ho citato: vinci il male con il bene. Questa è la via. Questa è la via di chi crede in Gesù Cristo. Questa è la via del cristiano. Grazie per avermi accolto. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Oh,